Amici di Televallat, ci troviamo a Imola, al Ducati Scrambler, insieme alla Ducati Scrambler, protagonista di una bellissima storia che vi vogliamo raccontare, protagonista non da sola, ma insieme a Maurizio e Roberto. Allora, un'avventura molto bella che si intitola, lo vedete, da Imola a Capo Nord, quindi già capiamo un po' che bel viaggio che sarà. Sì, speriamo, un bel viaggio sì, una bella avventura, perché partiremo con due moto non proprio adatte a fare un viaggio di 10.000 km, però insomma sarà una bella avventura perché andremo a toccare 12 stati, quindi dalla Repubblica Ceca, l'Austria, l'Estonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, scenderemo giù tutti lungo i fiordi, rientreremo in Danimarca, Germania e poi Italia naturalmente. Tutto questo dal 24 al 15 di luglio, 24 giugno al 15 di luglio, quindi un'avventurona, insomma, che un sogno che si va, diciamo, a realizzare proprio in questi giorni. Oltre 20 giorni d'avventura, proporrà anche delle sfide meteorologiche e logistiche, perché come diceva Maurizio sono mezzi non proprio perfetti per questo tipo di avventura. Sì, però partiamo con una filosofia proprio di avventura senza aver programmato troppo. Vogliamo andare via liberi, liberi proprio anche per festeggiare questa amicizia di 40 anni che direi che non è cosa da poco oggi. Non avete programmato troppo nel dettaglio, ma lo avete programmato da tanti anni, perché è da 40 anni che voi è venuto il click di questa bellissima idea in testa. Sì, nel 1983 eravamo ragazzini, avevamo tutti e due la Vespa, avevamo 17 anni. Dopo un weekend in montagna nelle Dolomiti, improvvisato dalla sera alla mattina la partenza, quando torniamo a casa subito diciamo: dai, andiamo a Capo Nord in Vespa. 17 anni, puoi immaginare quante se ne dicono, e non è mai stata fatta sta cosa, sono passati 40 anni e adesso la portiamo a termine, insomma, due moto, poco più di una Vespa, no scherzo, no. Dobbiamo parlare bene della Ducati perché vi supporto. Noi siamo ducatisti, quindi tutti gli effetti, e quindi insomma riusciamo a portare a fare... Lui mi ha detto che aveva una BMW. Lui l'aveva, però viene con lo Scrambler. Io da BMWista ho accettato questa sfida di andare a Capo Nord con una Scrambler, il GS lo lascio in garage. Molto bene, quindi italiani, portate un po' d'Italia a Capo Nord, voi stessi, ma anche una moto bellissima, un viaggio che tra l'altro toccherà da Auschwitz a Rovaniemi, il paese di Babbo Natale, quindi tantissime cose anche con un diverso significato storico e paesaggistico. Sì, assolutamente, abbiamo insomma voluto fare delle tappe interessanti, perché allora l'obiettivo è anche quello di documentare qualcosa che rimanga a Imola, insomma, perché non credo che tanti molesi abbiano, non dico fatto il viaggio perché è un po' una meta, diciamo, ambita per i motociclisti, ma proprio documentato tutto e che rimanga un documento a Imola. Quindi vogliamo fare delle tappe, ci fermeremo a Brno, ci fermeremo ad Auschwitz, quindi avremo già la visita programmata di 3 ore, Auschwitz e Birkenau, e poi dopo proseguiremo in altri stati, quindi Lituania e Estonia. Passeremo a Helsinki, andremo a visitare la città di Babbo Natale, vabbè, naturalmente Capo Nord, e poi tutto quello che riguarda i fiordi, che sono qualcosa di straordinario. Il più bello del mondo. Anche il fiordo più bello del mondo, e quindi insomma toccheremo un po' tutte le cose belle del nord Europa, molto molto nord. Tra l'altro Capo Nord è una punta estrema ancora oltre quello che è il circolo polare artico, e quindi insomma siamo veramente in alto. Il caldo non lo patiremo. No, il caldo non lo patiremo, quindi insomma, però insomma siamo pronti a tutto quanto. Ecco, diciamo, è un circuito, diciamo, ad anello, non è che fate andate e ritorno sulla stessa strada, quindi sulle vostre pagine social farete vedere giorno per giorno, seguite sia l'andata che il ritorno perché ci saranno sempre cose nuove. Sì, presenteremo cose nuove, quella che è la tappa del giorno, faremo vedere, speriamo, cose belle, perché se il tempo un pochino ci aiuta c'è veramente del bello da far vedere. Poi su TG Vallata, insomma, nei social ci possono seguire, quindi tutti quanti, oltre che nelle nostre pagine Instagram e Facebook, quindi l'abbiamo scritta qua, no? Da Imola a Capo Nord, sono già attive, quindi a breve si riempiranno di contenuti, e che dire, insomma siamo carichi con... Non si può dire. No, non si può dire, no. È a prescindere quello, quindi non lo diciamo. Poi anche un ringraziamento degli sponsor, prima raccontavate ad esempio del frantoio molese che ha un contatto all'estero e porterete una bottiglia. Allora, devo dire che hanno trovato, diciamo, parecchie attività, amici, volendo, ci danno una mano, perché è un viaggio comunque impegnativo anche a livello... Non solo in termini di tempo. Sì, sì, assolutamente. E quindi insomma c'è una... vogliamo ringraziare la verniciatura Grassi, vogliamo ringraziare la Isal di Imola, Lavorazione Lamiere, Copy Service che insomma ci ha fornito le magliette, insomma ci ha dato un po' di materiale. Poggio Pollino, Marino, lo ringraziamo, Marco Rizzo, il personal train, insomma, poi tutti quelli insomma che stanno comunque aggregandosi, li faremo vedere giornalmente, insomma li ringrazieremo, e ha trovato l'interesse. Invece con l'oleificio Val Santerno faremo qualcosa di bello, perché
Loro hanno un contatto con una brasseria su a Copenaghen. Siccome Copenaghen è una nostra tappa, naturalmente ci fermeremo e consegneremo proprio una bottiglietta d'olio del nostro edificio locale Val Santerno alla brasseria, gli faremo una sorpresa, quindi insomma lo faremo anche questo, tra virgolette, se si può dire, marchetta, insomma, anche carina, simpatica per il ristoratore di Copenaghen. Anche i corrieri fate. Anche qui facciamo di tutto noi, basta che ci paghino, noi siamo veramente disposti a tutto. Che dire, la partenza è vicina perché mancano veramente pochi giorni, quindi siete carichi. Il 24 giugno siamo carichissimi e partiremo attorno alle... Sei carico? Carichissimo, carichissimo, non vedo l'ora. E quindi partiremo attorno alle 6 della mattina, sì. 6-7 della mattina, e quindi lì vi aggiorneremo già come prima tappa, come è andato il viaggio, dove siamo, e faremo vedere qualcosa di bello durante il percorso, e quindi insomma, dai, seguiteci, siamo carichi, fateci godere mentre siamo in giro, insomma, quindi ci diamo appuntamento sui social, Robertino, Maurizio, e dal 24 attorno al 15 dovremmo essere di ritorno, ma vi romperemo tutta la settimana, almeno con una diretta al giorno.